Indovinate chi mi sta per fare uno scherzo? Ninna. Ninna, stai tranquilla, tanto ho già capito che cosa stai per fare. Tu in questo momento sei sparita, ti chiamo, non ti trovo più e tu ad un tratto comparirai e mi farai scoppiare qualcosa addosso, mi lancerai all'acqua oppure mi starai spiando con delle telecamere nascoste in giro per la casa. Mamma mia, sei diventata così banale. Che dire, dobbiamo trovare un modo per fregare Ninna questa volta. Quando Ninna scompare in questo modo, appunto, sto organizzando uno scherzo. Mi fa scherzi da più di un anno, quindi ormai penso di aver imparato a memoria come fa. Il problema è che questa volta non riesco a trovarla nemmeno, quindi datemi una mano a cercarla, perché qui sennò finisce male. Tra l'altro non è che dobbiamo cercare Ninna, perché può darsi anche che Ninna non è in casa in questo momento. Può essere invece che abbia lasciato delle telecamere nascoste per spiarmi, cosa che fa frequentemente. Qualche settimana fa infatti si è nascosta per 24 ore lì e mi ha spiato per tutto il tempo, capite? Ho sputato sotto il baule perché oggi, quest'oggi, io mi ci metterò dentro e spierò Matti e vedrò quello che farà. Questo baule è molto stretto e piccolo. Cosa stai facendo del baule? Quindi sarà il primo posto in cui andrò a guardare. Ninna, basta per favore fare scherzi, No. Vabbè. Sì, effettivamente sarebbe stato un po' banale, lo ammetto. Cioè, se si fosse nascosta di nuovo lì, davvero, Ninna, la creatività proprio zero. Ma io so che sei qui. Già, so proprio che sei qui. Ok, ho capito, la sfida si fa interessante, va bene. Questo scherzo si fa molto interessante. Vero, Ninna? Ma non c'è. Non c'è! Che poi abbiamo già giocato un sacco di volte a nascondino in questa casa. Eppure dovrei conoscere a memoria tutti i posti. Ad esempio, perché questa porta è chiusa? Ah, mamma mia, i trucchi dei principianti. I trucchi dei principianti. Cioè, seriamente pensi di fregarmi in questo modo? Oh no. Oh no. Oh no. Aspetta un attimo, ma come cavolo è possibile? Ninna non è neanche qui. Boh, ho visto la porta chiusa, pensavo si fosse messa lei. Aspettate un attimo, ma io sto cercando Ninna, ma non le telecamere nascoste come avevo detto prima. Bisogna guardare qui, perché qui in genere, nei posti più piccoli, nella libreria si mettono le cose. Qui dentro? No, niente. Dietro al quadro c'è qualcosa? No, c'è solo l'altra parte della casa, cioè questa. Niente, niente di niente. Niente, guardate, è tutto vuoto. C'è la paperella, c'è il Lego, c'è di tutto e di più. Ma non vedo telecamere, nemmeno agli angoli della casa. Avete visto tipo nei film che mettono le telecamere agli angoli della casa? No, qua no. Diamo un'occhiata in cucina. Vediamo qui se ha nascosto qualcosa. Anche se non credo. Perché dovrebbe mettere qualcosa in cucina? Non avrebbe senso. Oh, magari nel forno neanche. Questa situazione non mi sta piacendo per niente. Ninna, non è che sei tra il basilico, No. Non vedo telecamere, non vedo nulla. È vuota anche la cucina. Passiamo al piano di sopra. Guarda che non è più divertente. Lo scherzo è bello quando dura poco, Ninna, Eccoci al piano di sopra. Non è che per caso qualcuno sia andato a mettere nella mia postazione, Vero? A parte tutti i fili che ho, non mi sembra ci sia nulla. Qui intanto c'è il bellissimo negozio di Fortnite. Supporto un creatore Matiz, mi raccomando. Niente, vuoto anche qui. Boh, sì, qui c'è una telecamera effettivamente, ma è la mia. Poi a cosa servirebbe una telecamera nascosta dentro la mia stanza, dato che io sono al piano di sotto? Non avrebbe senso. Il bagno è chiuso. E se il bagno è chiuso potrebbe significare qualcosa. Ma
Ma a quanto pare nessuno sa cosa, perché qui è continuamente tutto vuoto. Oh mamma mia, sta iniziando a diventare una situazione molto fastidiosa, devo dire la verità. Ninna, se ti sei nascosta in qualche posto improbabile, fammelo sapere, grazie. A proposito di posti nascosti, no vabbè, non ci credo, Ninna, te sei una pazza scatenata. Non è che per caso qualcuno si ricorda la stanza segreta nella nostra casa? Esatto, quella dove mi sono nascosto per 24 ore. Non ci posso credere. Non ci posso credere, Ninna, ma... No, aspetta, la luce è spenta. Sei una pazza chiotta. Proviamo ad accendere la luce. Pazza chiotta. Non c'è nessuno neanche qui. Uffa. Ma se non è nascosta neanche dentro lo stanzino segreto, dove si è messa? Magari mi starà ascoltando con dei microfoni nascosti, ma... Beh, nel caso tu mi stessi ascoltando, Ninna, non sei divertente, ok? Non lo si è affatto, no, non sei divertente perché io mi sono stanca... Oh, finalmente ho trovato un essere vivente in questa casa. Ciao, piccola piadina gattina, ciao. Non è che per caso te sai dove è Ninna? No? Lo sai o no? Mi sa di no. Vabbè, grazie comunque. Beh, non so che dirvi. Qua è un casino, quindi è la parte di Ninna dell'armadio. Qua c'è un'altra parte dell'armadio. Oh, questa volta l'ha lasciato in ordine. Complimenti. Ma non è che per caso mi ha abbandonato ed è scappata di casa? Oh no. Aspettate un attimo. No, non può avermi abbandonato. Non ho fatto niente di male in questi giorni. Sì, ho fatto anch'io un po' il falsacchiotto, ma niente di che. Devo interrogare qualcuno. Ora bisogna diventare seri. Pasqualino, dimmi subito dove è Ninna. Che hai detto? Non lo sai neanche te. Oh, mamma mia, se non lo sa Pasqualino è finita. Cosa posso fare per chiamare Ninna? Ho un'idea. Chi vuole un cornetto canutella? Buono il cornetto canutella, vero? Aspettate, ho un'idea. Dobbiamo attirare anche il suo olfatto. Esatto, attirando il suo olfatto attraverso l'odore della Nutella, lei finalmente uscirà e mi vedrà. Ninna? Ninna! Ma tu sei Ninna? Ma mi stai prendendo in giro per caso? Oi, mi rispondi? Ninna! Oh mio Dio, ma che è un robot questo, non è Ninna? Ninna! Eccoti! Ma dove eri finita? Eh? Dove eri finita? Non ti sento, aspetta. Ma come non mi senti? Ma che ti è successo? Ma queste sono le AirPods nuove che ti ho regalato! Cioè io ti ho parlato fino a tutto questo tempo e tu non mi hai mai sentita? Sentito? No? Dove eri finita? Ti ho cercato per tutta la casa! Stavo pulendo! Come stavi pulendo? Lo scappuccino! Oh mio... Lo scappuccino! Cioè tu mi stai dicendo che sei stata a pulire lo scappuccino per tutto questo tempo? Cosa vuoi Matti di preciso? Non ho capito. Non lo hai detto bene, tu non hai proprio capito cos'è successo. Io ho registrato un intero video in cui ti cercavo per tutta la casa pensando mi stessi facendo uno scherzo. Capisco, ma prima te l'ho detto, Matti, vado a pulire. Ho cercato anche tutte le telecamere nascoste, ho guardato nella libreria, ho guardato nell'armadio, ho guardato anche nello stanzino segreto, capisci? Stavo impazzendo, pensavo fossi scappata di casa. Tu sei matto, Matti. No, tu sei matta. No, tu sei matto, Matti. Tu ti sei messa qui dentro e ti sei chiusa. Ma perché stavo pulendo e se non chiudo viene Willy e mi interrompe, quindi ho chiuso, quindi... Lo so, ma io credevo di averti persa. Vieni qua, fatti dare un abbraccio. Allora, facciamo in questo modo. Da oggi, queste nuove AirPods sono sequestrate. No, me le riprendo io. No, okay. Scusa, me le hai comprate, me le hai rotte nello scorso sì. video. E ora ne assumi la responsabilità. Ma non credevo facessero tutto questo problema. Infatti, senti... provare. Mi senti? Io ti sento, ma stranissima.
Vedi, si sente piano. Oddio, non sento più i rumori di fondo, è stranissimo. Vedi? No, no, queste cose sono un vero e proprio problema, Ninna. Non puoi davvero indossarle più. Quasi quasi, ecco, forse è meglio che me le tengo io. Sì. No, come meglio che me le tengo io. No, Matti, no. Ah, che bello non sentire più la voce di Ninna. Matti, no. Ora sì che si sta davvero bene. Vabbè, che dire, questo momento troverete sullo schermo dei video che... Oh, mamma mia. Stai urlando. Stavo urlando. Dei video che sicuramente non avete visto. Quindi non vi nascondete in casa in questo modo come ha fatto Ninna. E noi ci vediamo nel prossimo video. E queste sono mie. Vado a finire di pulire. Grazie. Ciao.